Proseguono al Forum Risk Management di Arezzo, al Centro Affari e Convegni, i tavoli e gli incontri sulla sanità toscana e italiana. Questa mattina, e ne parliamo con Roberta Casini, che fa parte del comitato scientifico del Forum Risk Management, si è parlato ampiamente di anziani e assistenza sanitaria. Allora, questa mattina si è parlato del progetto SNA, che è il Sistema Nazionale Anziani Non Autosufficienti, un sistema che deve vedere i decreti attuativi della legge delega sugli anziani, che può essere una grande opportunità per tutto quanto il sistema, anche dell'integrazione sociosanitaria, ha con sé naturalmente dei rischi per un sistema molto complesso, ma che vede una governance unitaria e dovrebbe riuscire a dare quelle risposte di mettere tutti i bisogni insieme. Con la persona al centro per quanto riguarda la non autosufficienza. È una scommessa, ne abbiamo parlato in un tavolo anch'esso molto complesso, insieme ad assistenti sociali, insieme alle aziende, insieme ai comuni e insieme ai sindacati, a Cittadinanza Attiva, a tutti quelli che sono i portatori di interesse dei nostri cittadini. Anche dal forum partirà una proposta che finirà sui tavoli della politica nazionale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, al taglio del nastro, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di portare al 7,5% del PIL gli investimenti in sanità. Identica proposta è arrivata da Vasco Giannotti. Si sta levando questa voce unitaria dal forum RISC? Questa è una voce unitaria che si leva naturalmente da tutti, ma io l'ho sentita un po' da tutte le regioni, quindi l'idea che non ci possano essere tagli, ma che invece bisogna innalzare la spesa sanitaria è ormai a difesa del nostro sistema sanitario nazionale, quello universale, quello che soprattutto deve essere garantito a chi ha più bisogno, ormai è una sensazione forte in ognuno dei partecipanti al forum. L'abbiamo risentito anche nella Fondazione GIM, Benino Cartabia Bellotta ce l'ha ricordato sempre in questi giorni e credo che non possa non essere ascoltato. Insieme a questo però credo che serve anche una riforma seria del sistema, anche perché più risorse a volte non vuol dire semplicemente servizi che funzionano meglio, quindi le risorse ci devono essere, ci deve essere anche un ripensamento del sistema che su alcune cose, e proprio il forum serve anche a questo, a formulare proposte.